Proseguiamo. Allora salutiamo subito la signora invasata, la Ridolini. Sì, giusto. Senti sì, che sì, è tornata tra sento, noi. Sento, sì. No, ma perché è bello che in questi momenti così tristi ci sia ancora qualcuno così propenso al riso. È vero. A me piace. È fondamentale. E no, poi secondo me ha degli addominali poi di ferro, forse sì. Di ridere, no? Sì, è proprio a muscolo. Ma ride sempre così anche a casa? Chiediamo suo marito. Ah, perché sai che ci sono insieme? Non lo sapevo. Smile Woman e Smile Man stanno insieme, sono marito e moglie. E già certo, e non così almeno cioè, facciamo un tampone a tutte e due. Ah, vedi, bene, capisci? Bene. E volevo sapere se ride così anche nell'intimità. No, non sempre. No, quello non sarebbe un bel segno per lui. Appunto. Appunto. Ecco, sì, appunto. No, ma io pensavo con questo spettro sonoro anche quando vedo in pigiama. Così. Senti, capisci? Bene. Vabbè, ma invece a me se c'è una cosa che fa tanto ridere, ma sì. Tanto ridere, sai chi è? No. Giulio Gallera. L'assessore Gallera? Funky Gallera, l'assessore alla salute e al welfare della regione Lombardia. Perché ti fa ridere? Che dopo lo straordinario successo dei vaccini anti-influenzali, no? In Lombardia sono reperibili come le uova Fabergé degli zar. Adesso, attenzione, adesso e succede questo, che è andato a correre. Sì. Andato a correre e ci ha documentato questo. Sì, perché tu vai a correre? No, però volendolo potrei fare. Guardi lui che va a correre, si smonta come Robocop. Beh, vabbè, però. Poi secondo me tu corri. No, no, ma guarda che lo posso con fare. Con le gambe aperte così. No, io vado in bicicletta. Come le galline quando danno le semenze. Vado in bicicletta, adesso è un periodo sto lavorando molto, ma se no guarda corro. Sì, vai in bicicletta. Sì, sì. Ma se non hai il culo, ma che c'è? Vado in bicicletta, che vuol dire? Uno può andare in bicicletta lo stesso. Cosa ride? Allora, Gallera, insomma, ha messo una foto di lui che andava a correre. Vediamo la foto. Eccolo qua, vedi? Col pollice fa uno che sono i vaccini anti-influenzali arrivati nella regione Lombardia, no? E praticamente corri che ti ricorri, è uscito dal comune di Milano ed era zona arancione la Lombardia. Ancora, sì. E quindi era vabbè, una svista, dai, uno che corre. Svista, ma chi corre senza confini? Chi c'è che corre senza confini? Gallera e Forrest Gump, basta. Cioè, scusami, ma poi... Va bene. Ero sovrapensiero, non ho visto il cartello del confine comunale. Ma il cartello quando esci dalla città è grande così, c'è scritto Milano con una barra vabbè, rossa. Vabbè, mamma mia, uno corre se stai correndo. Comunque che... sotto ha scritto, la maratona maestra di vita, stringere i denti e non mollare mai. Questo è bello. Bello, allora stringi i denti, però apri gli occhi così almeno... Vabbè, ma quando si corre, perché tu si vede che non hai mai fatto sport. Vai. Non hai mai fatto ma sport. Ma no, ma perché c'è questa moda dei politici adesso che devono raccontarci ogni particolare della loro vita privata. Peccato poi che fa un casino. Cioè, ma tu pensa se negli anni 90 Clinton... Sai quando c'era magari... Sì, mi ricordo. Se ci fossero stati Facebook e Instagram, non c'era neanche bisogno di un'indagine. No. Bastava una foto, lui dietro la scrivania. Va bene, basta così. Non parliamo di cose... E l'ha scritta solo cose belle. Oh, mamma mia. Per dire. Vabbè, ma scusami. Sì. Ma comunque lui rimane uno spettacolo della natura. Altro grande spettacolo della natura, se mi permetti, è questo. Vediamo. Qual è adesso? Ancora! No, guardate questo cavallo. La bellezza spavalda di questo quadrupede. L'eleganza sublime di questo equino. Beh, d'altronde, se sono sui social, sono messe lì per essere viste le foto, se no... Ma io vorrei soffermarmi sul cavallo. Sì. Sulla sì. sua... Perché non ho anche io un telecomando come Burioni? Sul cavallo, sulla sua sconfinata tristezza. Ma non è vero, ma sì, è lì da far da spogliatoio. Ma guarda ma che no. Semmai è contento. Ma è un triclivio quella roba lì, è un divano Ufang dell'IKEA, non è un cavallo. Ma scusami, Tra l'altro, questa è la messa 2 o 3 giorni fa ed è girata al contrario. Sì, è sì, come sì. i materassi e lei ha un lato invernale. Vabbè, un lato ma uno fa quello che vuole. Tanto l'hai detto, è una bella foto. No, ma mettiamoci nelle panni del cavallo. Sì. Io vorrei che qualcuno difendesse anche questo cavallo. Perché lui ha diritto di andare al trotto, al galoppo, e invece deve stare fermo, immobile. E non è giusto. Guarda l'occhio triste. C'ha l'occhio della Sardoni quando fa le maratone di mentale. Ma no, i cavalli sono tutti così... Ma dai, ma è triste, ma è più triste del cavallo della Rai di Viale Mazzini. Allora, a proposito, volevo dire una cosa, mi fai dire una cosa, che me la sono anche scritta. Sì. Allora, dice così, che il cielo benedica
le donne che stanno a ridere di loro, che si fanno prendere in giro, perché questa è la vera uguaglianza. Un comico può capitare che faccia una battuta esagerata, ma il sessismo è un'altra cosa. Il sessismo è l'odio nei confronti delle donne, è la violenza di genere, è la discriminazione sul lavoro, è pensare che le donne siano inferiori rispetto agli uomini, è la mutilazione dei genitali femminili per impedire alle donne di provare piacere. Il sessismo è non solo impedire ad una donna di farsi una foto nuda su un cavallo, ma impedirle anche solo di parlare. Se una donna fa una battuta discutibile su un'immagine discutibile di un'altra donna, fa sessismo? No, perché c'è la libertà sia di pubblicare la foto come ti pare, sia di parlarne come ti pare. Ad ogni azione una reazione, punto. Quindi è solo un fenomeno della fisica e in questo caso del fisico. Ma siano benedette la Marcuzzi e la De Filippi, la D'Urso, la Hunziker, la Ferragni, Filippa, sia santificata Belen e le Rodriguez tutte, perché sono donne, ma donne che sanno ridere, perché ridere è una salvezza, è una delle poche cose che in questi tempi così duri ci ha salvato. Brava, nient'altro da dire, brava. Oh, poi se uno, hai detto tutto, basta, se uno pubblica una foto, lì si occia, si commenta, anche io ho delle foto discutibili. Ma se vuoi, no, dico, io ho delle foto discutibili. Ma anche senza cavallo tu, eh? Sì, sì, senza cavallo. Sì. Anche io, io non ne ho una decente. Comunque, a proposito della D'Urso, vogliamo dire due parole sulla Santa Barbara? Ancora? Cosa è successo? Si è avuto un blackout in studio. Non so niente. È andata via la luce. Non so, io non me la... Live non è la D'Urso, improvvisamente. Sai com'è, io sono live qua. Non c'è più la D'Urso. Sai com'è, io sono qua, non la vedo. Ma anche io ero qua, ma l'ho vista sui social, tu dormi. No, io... Capisci? Perché a te se viene blackout, 20 secondi dormi, ti addormenti. E anche prima. Sì. Invece lei, posso dire, una... Tu che ora vai a letto di solito? A che ora vai a dormire di solito? Ah, io dormo abbastanza presto, poi mi risveglio addio, ciao. A prima o dopo le 10? Ah, no, dopo le 10, mezzanotte, poi mi risveglio dopo presto, le 5, quella roba che lì, come i vecchi. Vabbè, comunque ti dicevo della D'Urso, che lei invece è una macchina da guerra. Non ha neanche dato la pubblicità, capisci? È andata avanti imperterrita. Secondo me va a gas. Secondo me è alimentata a metano, perché sennò non si spiega. Tra l'altro, ho guardato il video, ho detto adesso diventa fosforescente come le esche non per capisco. I totali. Cioè, ma neanche io capivo. Cosa è conduttrice, si vede che conduce. Non lo so. E c'era il buio, lei ha continuato, ma mandiamo la fotografia. Pensa che un buio pesto così e chi c'era in studio? Vespa e Mario Giordano, che fa venire anche l'ansia di più, Tra l'altro ho detto, beh, Mario Giordano, ci sarà stato un problema di audio, sai che ha quella voce un po', vabbè. Che ha le frequenze invece, della... è saltato, che le sentono solo i radar. Può capitare che salti la luce. Può capitare che salti la luce, e però c'è stato un sovraccarico. Che ne sai? Capisci? E gli spingi tanto ste luci, le spingi, che ti spingi per fare l'effetto prima comunione, per effetto... Carmelina assunta in cielo, capisci che a un certo punto pam, è saltato tutto. Sai che un solo faro di quelli che le illuminano il retro zigomo è in grado di far schiudere 1000 pulcini al minuto dal calore che emana, che con un solo faro di quelli che le illumina la coscia, ma sì, sì. Perché c'è un faro per il femore e uno per il retro polpaccio. Va bene. Ecco, tu fai credere alle mucche che il giorno e la notte e fanno il doppio del latte. Beh, mica male, no, però sembri invidiosa se continui su questa strada. No, sì, sono invidiosa. Ah, vedi? Comunque il problema è che quando c'è la D'Urso in onda, tutta Colonio rischia, capisci? No, perché magari quella sera lì c'è stato uno che ha acceso un albero di Natale in più e quindi è tutto panato. Quindi, appello a Barbarona. Barbarona, o abbassi ste luci o devo fare un appello al sindaco di Colonio Monzese. Quando c'è in onda la D'Urso, stacchi tutti i lampioni, lasci perdere, tanto la luce che si propaga dall'antenna di Mediaset arriva fino a noi. Dunque. Cioè, pensa se prima o poi capita nelle mani di Greta... Renditi conto, la bolletta della luce della D'Urso si sgretola. No,
per punizione le fa ripiantare ettari e ettari di foresta amazzonica. Cosa vuoi fare? Sì, volevo dirti un'altra cosa. Sì, aspetta che mi allora, devo spostare perché ho la distanza di sicurezza. Allora, volevo raccontarti a proposito di cose che sono andate in tilt. Sì. Che questa settimana è andato in tilt anche la piattaforma. Sì. Sembri uno dei moschettieri. No, devo... La piattaforma del cashback di Stato. Non so se avete sentito il cashback di Stato. Che vuol dire cashback, soldi indietro. Cioè praticamente il rimborso. Se paghi con la carta di credito. Il credito, rimborso, però non chiamiamolo rimborso, ma chiamiamolo cashback, così non capiamo una mazza tutti, già dall'inizio. Ma parliamo sempre in inglese, come dicevate prima anche voi. Ma quando ci tolgono i punti della patente, non diciamo punti, diciamo points. Mi hanno tolto 3 points dalla patente. E così mi sono girate le balls. Mi si sono rotte le palle, le broken balls. Comunque, insomma, è partito questo cashback il sito, e ovviamente si è impallato praticamente subito. Ma è un classicone, ma su questo non ci piove. Certo. Tutte le volte che ci mettiamo a dare dei soldi via internet fa così. Secondo me la soluzione sarebbe che Conte salisse sul tetto di Palazzo Chigi e buttasse giù le banconote come nella casa di carta. Sarebbe più semplice. Perché 600 euro di marzo, sito dell'INPS in tilt. Bonus bici, sito in tilt. Sì. Cashback di Stato, sito in tilt. Adesso io vi prego, il vaccino non fatecelo prenotare su internet, perché poi è un casino. Mandiamo una cartolina. No, mettiamo un quaderno gigante, enorme, nella piazza più grande della città con una matita gigantesca e scriviamo il nostro nome così. Perché sennò... Tra l'altro, allora, lì dovevi scaricare la app che si chiamava Io. Sì. Io. Cioè un'app megalomane. Eh beh, un pochino. Io non ho capito perché Io. Tu l'hai capito? No. Forse perché la domanda è... Chi è che vorrebbe mandare tutti tantissimo a... Sì, sì, sì. Io. E poi l'azienda che, insomma, che se ne occupava si chiama Pago Pa. Cioè come una samba brasiliana del trenino di Capodanno. E pago. Adesso balla anche, signora, stia ferma. Sarà, Allora, tu dovevi scaricare questa cosa dal tuo cellulare, siamo. Però ci tu siamo. Devi avere un cellulare decente, perché se c'hai un cellulare stagionato non ce la fai. Ah, è difficile. Neanche quei cellulari adesso che fanno pubblicità meravigliosi con quei numeri giganti come delle piastrelle. Quelli, Brondi chi parla? Come fa ridere? Sembra uno con la rinite. Brondi. Insomma, tu fai tutta questa cosa qua e a un certo punto ti chiede di mettere il tuo SPID. Sì, e non ce l'ho fatta quella. Ecco, l'identità digitale. Ce l'ho fatta. Praticamente lo SPID che è l'incubo ormai di ogni italiano. Io ci ho passato ore. Un inferno. Lo so. È un inferno. Però è anche una questione di età. No, perché anche quelli giovani sclerano. Quelli vecchi proprio si aggrappano perché io sono muri, vecchio, come scusa, Spiderman. Perché io sono vecchio? Beh, vuol dire sei quelli vecchio giovani. Da cucco. Comunque, insomma, dopodiché... Adesso ride così. Poi alla mia età lei, sa, quindi non è che può fare la spiritosa. Poi, una volta che tu hai scaricato tutta sta roba qua, devi mettere tutta una serie di pin, una pinetta, ma cioè, guarda, la per pinetta, entrare nel cavò della Banca d'Italia ci metti... E alla fine, dopo tutto questo ambaradan, compariva questa scritta. Che diceva? Vediamola. Non è stato possibile caricare i metodi di pagamento, riprova per piacere. Allora, intanto, punto primo, mi dai del lei, punto primo, perché persino le istruzioni del budino Elac mi danno del lei, dice prenda il latte, prenda il... e tu riprova, no, piano, Non siamo amici, esatto, ecco. E la risposta loro è, non ce l'aspettavamo. Ma come non ve l'aspettavate? Siamo 60 milioni, stai regalando dei soldi. Come ti viene da pensare che la gente non intasi il server, cervello roso dai tarli? Scusami, stai attivando una roba che sgancia dei soldi. Cosa pensavi, che non la cagasse nessuno? Se non vuoi che entri nessuno nel server, sai cosa devi fare? Distribuire calci nell'inguine, fazzoletti pieni di Covid, magari salsicce di pangolino vendute al mercato di Wuhan. Allora vedi che il server sta su. Sì. Bene, chiara, è stata chiara, però... Eh no, efficace. Perché poi ti dicono, no, questo lo facciamo per la privacy. Privacy. Sì, ma è vero, per la privacy. Però la privacy, amico, ma se sapete anche di che colore ci abbiamo il buco del naso. Sì, per un attimo ecco, è stato... Ecco, sto imparando un attimo, la lezione. Un attimo, brava, imparato, brava, brava.
scusami, dobbiamo anche lavorare noi. No, è che una volta tu cerchi ciabatte in pile, il giorno dopo Ale, solo pubblicità di ciabatte in pile, casa tua sembra Pittarello. Digiti, tirapeli in ebano con manici di alabastro, 62 pubblicità di tirapeli che non sapevi neanche. Strane coincidenze, sì, vero? Sì, sì. Oppure diciti, fiocchi di neve al microscopio, vacanze in Islanda sulla neve, terra del ghiaccio, tutto così. Oppure, altra cosa che hanno detto per giustificarsi è, giustamente, che dobbiamo abituare la gente al pagamento elettronico. È giusto. È giusto. È giusto. Solo che se noi fino a ieri abbiamo pagato con le banconote e abbiamo compilato i moduli con la Biro Bic attaccata ad un cordino, cioè capisci che la devi fare facile, perché se tu cominci a chiederci speed, sprot, prut, praf, praf, salti mortali, non ce la facciamo. Cioè, come dire a un bambino che gli ha appena tolto le rotelline della bici, bene caro, adesso che sai andare in bici ci vediamo allo stelvio. Ci vuole un po' di tempo. Pian pianino impareremo anche a usare la moneta elettronica e impareremo a fare del nero anche con quella. Non vi preoccupate, perché siamo questi noi. Brava. Allora, ultima notizia bella, una notizia che riguarda una delle due grandi squadre della mia città, il Toro, che adesso sta facendo un po' di fatica, ma è sempre tenace, forte, resistente. Io sono amici Granata, per cui... Tu Juventina? Io sono Juventina, ma ho solo amici Granata. Beh. Bene, comunque pare che stia comprando un nuovo calciatore. Oh, bene. Ti dico come si chiama? No. Te lo dico? No. Ti prego, una notizia che... Tanto me lo dice lo stesso. Non potevo... Va bene, dimmelo, è Natale. Si chiama Kagawa. Cioè, capisci, non potevo... Ma hanno già un culo. Ma puoi comprare anche Kagawa. Ma che almeno porti però, bene. Però, perché tu pensi subito... Cioè, ma hanno avuto anche... Perché tu sei malizioso. Ma hanno avuto in passato anche Van de Corput. Vabbè, ho capito, ma... Cioè, ma si vede che c'è proprio uno, c'è cioè un ufficio apposito del Torino che cerca calciatori proprio con dei nomi particolari. Ah, allora non so, che cercate anche un CES, secondo me un CES sarebbe. In Sud America pare che ci sia uno bravissimo, Felipe Sguaraus. Io ve lo segnalo. C'è anche un Alejandro Bidet e un portoghese che si chiama Adrian De Feca. Tra l'altro io l'ho letto e c'era scritto Kagawa Granata, ho detto, ma cosa avrà mangiato? Melograno, barbabietto. Ma poi, ma dai, scusami, pensa ai giornalisti sportivi. Kagawa in questa giornata ha dato tantissimo in campo. Tra l'altro vediamolo sto Kagawa, guarda che faccia che ha. Vabbè. Non sembra che Kagawa tanto, Ma dai! Ma scusami, dai, pensa se ci fosse ancora Kakà. Faceva il tridente, Kakà, Kakawa in culo, ma è meraviglioso. Sai che grazie a lui... Non se ne cerca. Grazie a lui e al Giappone ho detto adesso voglio avvicinarmi a questo mondo meraviglioso che è il mondo del Giappone, la sua arte, la sua bellezza, eccetera. E ho detto comincio a imparare i nomi dei mesi in giapponese, così li saluto e salutiamo questo 2020. E quindi ho provato a imparare, a sentire come si pronunciano i nomi dei mesi in giapponese. Sì. E l'ho fatto a casa mia, sentiamo. Ehi Google, mi traduci in giapponese gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre in giapponese? In giapponese si dice Watashi o nihongo nihonyaku suru 1gatsu 2gatsu 3gatsu 4gatsu 5gatsu 6gatsu 7gatsu 8gatsu 9gatsu 10gatsu 11gatsu 12gatsu. Grazie. Ti assomiglia alla padrona Luciana Littizzetto. No ma dai, è bellissimo. Sembra napoletano. Adesso vado a casa, lo faccio anch'io. Va bene. Grazie. Ci vediamo domenica prossima.